Allora, dopo aver visto le modalità di acquisizione, proviamo a vedere un po' meglio i canali virtuali. I canali virtuali, come dicevamo, definiscono in primo luogo il canale fisico associato, ovvero ogni canale virtuale rappresenta di fatto un puntatore a una porta del convertitore analogico digitale. Il nome è definito a partire dal numero del canale sul modulo, dal numero del modulo all'interno del rack di acquisizione e dal numero del rack di acquisizione. Il numero del rack di acquisizione è l'unico che non è legato fisicamente a una posizione, ma viene attribuito alla scheda ogni volta che questa viene collegata ad un PC. Quindi, se io collegherò quattro schede d'acquisizione, nel mio PC, la quinta scheda che collegherò sarà nominata CDAC 5. Il secondo modulo di questa scheda sarà CDAC 5 mod 2 e il primo canale di questo modulo sarà CDAC 5 mod 2 AI0. I moduli vengono per qualche motivo numerati a partire da 1, mentre i canali vengono numerati a partire da 0. La configurazione di collegamento è sempre una cosa importante da ricordarsi. Il tipo di trasduttore collegato spesso ha associato anche un tipo particolare di configurazione di collegamento. Un esempio può essere un ponte di Wheatstone, un trasduttore raffiometrico, un trasduttore differenziale. Fortunatamente per noi, la maggior parte dei trasduttori è già censita all'interno di DAC-OMX, quindi quando noi scegliamo la grandezza e il principio di misura, automaticamente viene anche selezionata la configurazione di collegamento tipica per quel sistema di misura. Il range di input è un'altra cosa che dobbiamo andare ad impostare. Ed è piuttosto importante per tutte quelle schede che hanno un range di input variabile. La maggior parte delle schede che abbiamo in laboratorio hanno un range di input fisso, quindi il range di input che impostiamo serve solo a verificare di aver rispettato effettivamente i criteri di selezione della scheda. Alcune schede, penso alla 9219 o alla 6009, hanno invece dei range di input variabili. Per cui è importante andare a dire al driver qual è il range di input atteso in modo che venga selezionato quel range di input che ha la dimensione più piccola ma che è in grado di contenerlo. La scala di conversione invece è un po' più complessa e anche qui fortunatamente per noi, nella maggior parte dei casi è già implicitamente definita dalle caratteristiche del trasduttore. Vedremo tra poco che se io vado ad acquisire una termocoppia e so definire la termocoppia come tipo standardizzato, non avrò bisogno di definire la scala di conversione perché sarà già memorizzata internamente. E eventuali altre impostazioni. Proviamo a fare un esercizio molto semplice, ipotizzando di acquisire una termocoppia alla massima frequenza possibile della mia scheda per 5 minuti. E voglio visualizzarla in maniera continua. Allora, torniamo sul Max, creiamo un nuovo task d'acquisizione, acquisizione analogica, stavolta temperatura e termocoppia. Mi dice che ho ben due moduli disponibili. Il modulo più adatto è il 9211. Questo ve lo suggerisce. Se foste in laboratorio, ve lo suggerirebbe l'etichetta del modulo. L'alternativa è andare a guardare le caratteristiche. La 9215 è un modulo generico di tensione, la 9211 invece è un modulo specifico per termocoppia. Lo chiamerò esercizio 001 termocoppie. Ed ecco qua. Ho l'elenco dei canali virtuali,
Questo canale virtuale che si chiama temperatura è associato a CDAC 4, che è la nostra scheda simulata, mod 4, il modulo 4, I0, primo canale. Le impostazioni, in laboratorio abbiamo termocoppie di tipo K, quindi selezioniamo il tipo di termocoppia come K e andiamo a impostare una misura, diciamo la temperatura della stanza potrebbe essere tra i 10 e i 30 gradi. Esageriamo un po', andiamo dai 50 agli 0 gradi per essere sicuri. E a questo punto mi chiede anche un parametro aggiuntivo per fare le misure di termocoppia, che è il giunto freddo. Allora, se vi ricordate qualcosa dal corso di misure meccaniche termiche, la misura della termocoppia prevede un giunto di riferimento. Questo giunto di riferimento, chiamato giunto freddo, deve essere mantenuto alla temperatura di 0 gradi. Ora non lo si fa da tantissimo se non nei laboratori metrologici, perché? Perché è molto più accurato e economico avere invece una misura con il giunto freddo ambientale, quindi a temperatura ambiente, e poi correggere elettricamente questo segnale con un termistore. A bordo della scheda c'è un termistore. Quindi io selezionerò built-in e gli dirò di usare il termistore che c'è a bordo della scheda per misurare la temperatura ambientale e compensare il giunto freddo. A questo punto io posso fare una misura one sample on demand, ma vorrei evitare. One sample on demand è un campione singolo solo quando viene richiesto. In realtà l'esercizio chiedeva continuous sample. La massima frequenza di campionamento di questa scheda, abbiamo il solito trucco per andare a valutarla, che è mettere un valore molto alto e far generare errore. Purtroppo per noi non funziona in questo caso, probabilmente perché la scheda è simulata, quindi dovrete fidarvi di me. La frequenza massima di campionamento di questa scheda è 12 Hz. A questo punto devo acquisire per 5 minuti. Allora, 5 minuti sono 300 secondi. Intuitivamente verrebbe da fare 300 secondi per 12 Hz e andare quindi ad acquisire per 3600 campioni. Questo sarebbe particolarmente sbagliato perché vorrebbe dire bloccare il computer per 5 minuti. Se io qui metto 3600 secondi e faccio partire l'acquisizione, scusatemi, 3600 campioni a 12 Hz, quindi 300 minuti, vedete che si è già impallato tutto. E se io vado a vedere nei dettagli l'errore che ho generato, mi dice che qualcuno dei campioni che ho richiesto non è stato generato nonostante sia già stato raggiunto il timeout. Andiamo su Advanced Timing e vediamo che abbiamo un timeout di 10 secondi. Io consiglio vivamente di non toccare questo parametro, ma di lasciarlo lì. È proprio a nostra sicurezza. In caso noi ci sbagliamo e chiediamo troppi campioni, mandiamo in timeout in modo da avere nuovamente possesso del computer. Dobbiamo risolverlo in un altro modo, ovvero dovremo fare in modo che l'utente riceva un feedback ogni poco sulla temperatura. Ad esempio, si potrebbe, fornire all'utente un feedback ogni 2 secondi, quindi acquisendo 24 campioni. Faccio partire. E effettivamente ho i miei 2 secondi e la mia temperatura ovviamente simulata. Ora, come faccio a gestire la condizione di acquisire per 5 minuti? Beh, non dovrò farlo da qui. Una volta che io ho definito l'acquisizione continua, non è più compito del MAX quello di determinare l'avvio o lo stop del sistema d'acquisizione. Come faccio? Dovrò aprire l'avvio. E creare il mio sistema d'acquisizione.
Ora, devo affrontare alcune scelte progettuali. La prima sarà quella di decidere chi pone termine all'acquisizione. Ipotizziamo per qualche motivo di volere un'acquisizione che duri al massimo 5 minuti e che l'utente però possa comunque interrompere in anticipo se richiesto. Allora, partiamo dal front panel, posizioniamo il nostro chart con la misura di temperatura. Ecco, qua mettiamo l'ampiezza, la specifichiamo che è una temperatura in gradi. Andiamo a definire un po' come vogliamo questo grafico. Avremo bisogno di che cosa? Avremo bisogno di un indicatore che mi darà il tempo trascorso. In secondi potremmo imporre anche un limite, una durata massima, sempre in secondi, che provvederò a impostare su 300 e a rendere valore di default. Quindi attenzione, data operation make current value default, in modo che questo sia effettivamente il valore di partenza. Dopodiché avrò bisogno di che cosa? Di un bottone di stop in caso di emergenza. Ora ho tutti gli ingredienti che mi servono, posso andare nel block diagram e impostare il nostro primo sistema d'acquisizione. Innanzitutto avrò bisogno di un while che verrà stoppato quando l'operatore preme stop, oppure quando il tempo trascorso sarà superiore a una certa durata massima. Allora, iniziamo a mettere gli ingredienti che ci servono. Measurement IO.